Il business sulla pelle dei bambini è una triste realtà in Italia. Il Forteto, la Bassa Modenese, Bibbiano, Laser Imper non sono dei casi isolati, ma sono la dimostrazione che in Italia esiste un sistema pseudo-assistenzialistico che lucra sulla pelle dei bambini. False relazioni, genitori accusati ingiustamente, bambini strappati, sono tutti abusi che vanno a distruggere famiglie, mamme e papà. Lo sanno tutti, lo Stato se n'è accorto. È stata aperta una commissione d'inchiesta parlamentare, a pieni poteri, a tutti i poteri dell'autorità giudiziaria, può indagare e può scavare a fondo su questo triste olocausto bianco italiano. È nostro dovere di bravi cittadini comunicare tutto quello che sappiamo. È stata aperta una pagina web della Camera, attraverso la quale voi potrete raccontare le vostre storie, inviare file allegati, prove. È un dovere morale di ogni bravo cittadino farlo. Io vi illustrerò dove è possibile trovare questa pagina sul web, come utilizzarla e come inviare quello che voi sapete a questa commissione d'inchiesta. Attenzione, è una chance importante, non sprechiamola, pertanto stiamo attenti a quello che comunichiamo, confrontiamoci, consultiamoci, comunichiamo informazioni e notizie di cui siamo certi, ma per favore facciamolo, facciamolo, facciamolo. Guardiamo come è possibile trovare questa pagina web e come si utilizza. Guardiamo il video. Il link alla pagina web per effettuare la propria segnalazione non è semplicissimo da trovare sui motori di ricerca. Lo inserisco pertanto nella descrizione di questo video e comunque sarà presente in tutte le pagine del sito web Cari Figli Miei, che potrete trovare facilmente scrivendo carifiglimiei.com in Google o nel vostro browser. Scorrendo dunque una qualsiasi pagina del sito troverete il link per inviare la segnalazione attraverso il quale accedere alla fatidica pagina della Camera. La pagina web, come potete ben vedere, è molto semplice, è dotata di 3 campi. Nel primo va assegnato l'oggetto della segnalazione che si vuole fare, dopodiché va inserito il proprio indirizzo di posta elettronica. Bisogna fare tantissima attenzione ad inserirlo in maniera corretta, in quanto arriverà poi un link che vi consentirà di confermare tutta la procedura. Senza cliccare questo link la vostra procedura non sarà completata e la documentazione non perverrà alla Camera. Nel campo del messaggio andrete ad incollare il testo che avrete precedentemente preparato con molta cura ed attenzione. Infine avrete la possibilità di allegare un file del peso di 10 MB. Io credo sia possibile inserirne soltanto uno. In effetti è abbastanza strano che si possa allegare soltanto un file, non vorrei aver capito io male qualcosa. Comunque ci sono degli strumenti online come i Love PDF che permette di unire i file qualora si tratti di PDF. Per ovviare al problema del peso del file potrete invece ridurre un file PDF. Una volta completata la procedura, dopo aver cliccato sul tasto invia, vedrete un messaggio di buon esito dell'operazione che vi preavvisa che vi giungerà una mail di conferma. Potreste ricevere anche un messaggio di errore come questo, ma potrebbe anche non aver pregiudicato l'intera procedura. Se vi arriva questa mail, infatti, con una richiesta di conferma, basterà cliccare dove è scritto affinché la procedura venga confermata. Successivamente arriverà una seconda mail con una conferma nella quale avrete la conferma che la procedura sia stata completata in maniera corretta. E che cosa fare se le mail non dovessero arrivare? Beh, in tal caso, se non è arrivata la prima mail nella quale si deve cliccare il link di conferma, sicuramente la vostra procedura non è andata a buon fine.
è indispensabile che arrivi anche la seconda. Se non arrivano, occorre ripetere la procedura, ma facciamo trascorrere un bel po' di tempo. Io direi un buon numero di ore, onde evitare che non sia arrivata per dei ritardi di server. Nel momento in cui andrete a ripetere questa procedura, attenderete nuovamente queste mail. Se non dovessero arrivare, vi consiglio di svolgere tutte queste operazioni di notte. Io come orario indicativo credo sia opportuno intorno alle 3 della notte. Si tratta di un orario di minor affollamento del server e in quel momento è difficile che ci siano molte persone a compiere tutte le stesse operazioni, motivo per il quale alle volte la procedura potrebbe non andare a buon fine. Lo scopo principale di questo video è quello di supportare i genitori ad effettuare le proprie segnalazioni. Anche quelle mamme e quei papà che magari avessero meno dimestichezza con internet. Qualora aveste dei ulteriori consigli da offrire a tutti i genitori, vi prego gentilmente segnalarlo nei commenti. Troveremo il modo di dargli in qualche modo il giusto risalto. Cari figli miei, in ogni caso, è a disposizione di tutti coloro i quali avessero bisogno di aiuto. Siamo disponibili su YouTube, su Facebook e su qualsiasi altro social network. Ringrazio il Parlamento che rappresenta il popolo sovrano. Ringrazio il Parlamento di aver dimostrato di essere attento alle esigenze della popolazione. Non avevo dubbi, ho sempre creduto nei valori e soprattutto nella giustizia e in un paese che comunque, che se ne dica, si fonda su una Costituzione basata su dei principi e dei valori solidissimi. Concludo pregandovi, salviamo i bambini, fermiamo questi sconsiderati. Fate le vostre segnalazioni. Se sapete, comunicate la verità al Parlamento. Grazie.